colorato di rosso nero, dove è tutto vero, zero fake news, la voce sincera che c'è su YouTube, siamo una fonte verificata, è questa la vera ficata. Qui parliamo solamente della prima squadra di Milano. Siamo Milanello, Milanello. Hello Milan. Milanello, Milanello. Iscriviti, iscrivici quello che pensi, mettiamo un cuore ai migliori commenti. Amici della Voce del Diavolo e del canale YouTube Milanello, ben ritrovati. Siamo a pochi giorni dal derby che ci ha dato una bella soddisfazione, una soddisfazione che è ancora enormemente maggiore vedendo l'ira funesta che c'è in campo avversario. Dall'altra parte del naviglio sono veramente andati fuori di matto, dovunque, sui social, sui posti di lavoro, in qualunque telefonata, con i cuginastri si percepisce un disagio fortissimo. C'è da capirlo, perché loro erano convinti quest'anno di fare man bassa velocemente, di vincere il campionato, anche perché la Juve, vediamo, è in disarmo, e invece non sono ancora al livello che forse la loro squadra permette anche di essere, ma oggi non ci sono. Loro si sono attaccati a tutto, prima si sono attaccati alle assenze per il virus, in realtà assenze di poco conto perché erano solamente dei panchinari oppure dei giocatori che non piacciono a Conte, oppure il caso di Bastoni, un buon giocatore, un titolare, ma comunque molto giovane. Cioè non è che si può dire che l'Inter ci fosse stato Bastoni, chissà cosa avrebbe fatto. Questa è la situazione. Si sono attaccati poi alla sfortuna, sono attaccati alla mancata espulsione di Kessié, che secondo me c'era l'espulsione di Kessié perché il fallo era brutto su Hakimi, bel giocatore Hakimi, ma in realtà devono solo starsi zitti perché Vidal andava altrettanto espulso e anche prima, e anche Barella forma una coppia con, cioè Barella e Vidal sono una coppia di picchiatori scientifici. Hanno fatto non so quanti falli nella partita, hanno massacrato il nostro giocatore più di classe. Certamente non si sono avvicinati a Ibra proprio per la paura nei confronti di Ibra, si sono avvicinati all'altro giocatore nostro di classe, che non ha però quello spirito guerriero come Ibra, che è Çalhanoğlu, e l'hanno massacrato. Çalhanoğlu, che ieri ha riportato un infortunio alla caviglia, spero sinceramente che sia un infortunio del tutto indipendente dalla particolare attenzione che gli hanno prestato Barella e Vidal. Io dico sinceramente che una squadra che vuole vincere tutto, una squadra del livello dell'Inter, non può tenere contemporaneamente in campo due picchiatori, oppure se li vuole tenere in campo deve darsi una calmata. Certo, dire a Conte di dare una calmata a qualche giocatore è praticamente un ossimoro, però io mi aspetterei questo da una squadra che veramente si atteggia ormai a una squadra che vincerà il campionato, ha una rosa molto forte, un monte ingaggi altissimo e così via. Si sono anche appellati alla sfortuna, ma io non capisco quale sfortuna. Mi risulta che Donnarumma non abbia fatto neanche una parata, assolutamente, che il rigore, che secondo me non era neanche rigore, fosse giustamente da annullare perché c'è una regola molto chiara, era fuori gioco. Anzi, vorrei dire che loro hanno fatto un gol, ma il passaggio decisivo a Lukaku, un passaggio perfetto con la palla sul piede di Lukaku, l'ha fatto Donnarumma stesso, perché se Donnarumma non avesse deviato quella palla che fortuitamente è andata sul piede di Lukaku, quella palla sarebbe arrivata tranquillamente a centro area a Theo Hernandez, che avrebbe spazzato. Comunque, archiviamo questo derby. Non è che perché abbiamo vinto il derby noi ci dobbiamo esaltare, ci godiamo il primo posto in classifica, è una bella sensazione che mancava da un po', sappiamo comunque i nostri limiti e quindi dobbiamo fare un po' come ha detto Pioli, queste frasi fatte che usano molto gli allenatori. Un giorno magari ne parleremo di queste frasi fatte, perché mi viene molto da ridere quando sento allenatori e giocatori ripetere sempre le stesse cose, che si potrebbe nelle interviste farle senza i personaggi, viene fuori comunque un'intervista. Comunque il nostro buon padre Pioli ha detto giocheremo le partite una per volta.
che mi sembrerebbe sinceramente molto complesso riuscire a giocare due partite contestualmente, mi sembra molto difficile, ma comunque Padre Pioli ha detto questa frase, però è la verità, oggi è la verità. Noi giocheremo una partita per volta, nel senso che non ci poniamo un obiettivo di lunghissimo termine, il nostro obiettivo deve essere vincere o cercare di vincere, fare bella figura nella prossima partita. E quindi la prossima partita o le prossime due, su due partite relativamente importanti, una col Celtic in Europa League e una con la Roma. Personalmente, per me è molto più importante la partita con la Roma, però la prossima è col Celtic e quindi sarà il nostro esordio in Europa League. Non abbiamo fatto bellissima figura l'ultima volta che abbiamo giocato appunto l'Europa League, siamo usciti dopo una partita disastrosa giocata in Grecia. E io vorrei ricordare a tutti quelli che rimpiangono Gattuso che secondo me comunque sta migliorando nel Napoli, ha molto migliorato le sue performance. Comunque volevo ricordare che quella partita fu una catastrofe messa in campo da Gattuso con il cavallo di Troia Leonardo, per me è un cavallo di Troia perché Leonardo è sicuramente un interista a tutti gli effetti, tenerlo noi e avere un cavallo di Troia a Milanello e a casa Milan. Comunque Leonardo si lamentò perché ci fu le trombette dei tifosi erano troppo alte, una roba che non si è mai sentita nella storia, che ci fece fare una figuraccia, oltre a essere usciti in un modo brutto, una pessima partita, una pessima prestazione e giustamente uscimmo. Ora andiamo a giocarci questa partita, stasera, a San Siro, ripeto, un esordio contro il Celtic, squadra scozzese, da quello che ho letto, visto, è rimasta la classica squadra scozzese, sono due, Celtic e Rangers, fanno a turno a vincere i campionati, non mi sembra il Celtic una squadra di grande classe, come al solito sarà una squadra di grande corsa, sarà una battaglia, sarà comunque divertente. Io personalmente sono curioso, più che particolarmente interessato alla Europa League, sono curioso di vedere se c'è qualche giocatore che possa pensare di diventare titolare in questo Milan, di partire nei primi 11 con regolarità o comunque di essere altrettanto affidabile come la squadra titolare. Mi riferisco in particolare a Tonali che abbiamo saputo, ma già si era capito, che ha avuto un'estate molto difficile, ha avuto il Covid, non si era detto per tanto tempo, si parlava che fosse solo in isolamento fiduciario, altro che isolamento, ha avuto il Covid, ha fatto fatica quindi a riprendersi, ad allenarsi, ora piano piano lo sta facendo e noi contiamo moltissimo su Tonali per il futuro, quindi può essere un'occasione stasera di vederlo sin dall'inizio. Un altro giocatore che vorrei vedere, non so se sarà titolare, ma vorrei sicuramente capire, dopo averlo visto contro di noi nella partita nei preliminari, Auge. Vorrei capire se Auge è un ragazzino di buone speranze oppure se Auge sia già un giocatore che possa giocare nel campionato italiano e mettere la sua velocità a disposizione del Milan. Lui comunque ha una velocità che hanno in pochi, in Italia viene premiata più la fisicità rispetto alla velocità, infatti vediamo che la fisicità di Ibra e la fisicità di Lukaku pagano molto, ma anche la velocità può essere un elemento determinante perché non siamo pieni di giocatori veloci, noi ne abbiamo uno velocissimo già in campo, Theo Hernandez, e potremmo avere anche Auge, così forse potremmo fare una fascia sinistra di Speedy Gonzales che possono mettere veramente in difficoltà. Sarà interessante capirlo in questa partita e anche nelle prossime. Infine dovrebbe sicuramente giocare, vista l'assenza di Çalhanoğlu, dovrebbe giocare Brahim Diaz che è sicuramente un bel giocoliere, deve capire che specialmente con Ibra in campo non è che può perdere tanto tempo a fare il giocoliere, ma la palla deve passare alla svelta. Cerchiamo di capire anche lui, è sicuramente un ragazzo che farà una certa carriera, bisogna capire se è già il momento o se è un po' troppo presto, lui sta facendo praticamente a Milanello uno stage
perché è un prestito secco. Vediamo se riusciamo però a trasformare questo stage in qualcosa di molto efficace, di molto produttivo sia per noi che per lui, per poi capire a fine anno cosa fare di Ibrahim. Comunque, godiamoci questa partita con il Celtic. Mi aspetto una bella vittoria, mi aspetto un grosso turnover, però è sempre il Milan che va in campo, ripeto, ed sarà importante vedere se oltre ai nostri 11-12 giocatori fissi possiamo averne altri 2 o 3 pronti. C'è anche Conti, che dovrebbe essere pronto al rientro per dare un cambio a Calabria, e poi c'è questo Dalot, un altro acquisto giovane di queste ultime settimane, di cui conosciamo, almeno io personalmente conosco molto poco, e la curiosità quindi aumenta. Un saluto a tutti. È tutto vero. Un canale colorato di rosso nero dove tutto vero, zero fake news, la voce sincera che c'è su YouTube. Siamo una font verificata, è questa la vera ficata. Qui parliamo solamente della prima squadra di Milano. Siamo Milanello, Mimmi.